un po' così, un po' particolare dalla critica. Guarda, è stato, sì, dalla... per te però è stata una bella palestra professionale. Hai detto un domandone. No, sinceramente posso ascoltare la critica che critica ciò che ha visto. Ma spesso e volentieri i critici scrivono tanto per, ma non vedono quello che criticano, quindi questo mi è successo spesso, quindi ho imparato a non dar più retta alle critiche fatte dai critici, ma al pubblico. Quindi se il pubblico promuove un programma non cambiando canale, perché a differenza del cinema, io vado al cinema a vedere un film, mi siedo in poltrona e difficilmente esco durante il film. A casa ho un altro telecomando in mano, potrebbe cambiare canale. Se riesce a non far cambiare canale ha già vinto. Quindi, avendo avuto dei risultati ottimi in passato, spero di averli anche in futuro. Il genere fiction comunque per te è un genere che insomma ha una dignità pari a quella del cinema, insomma, perché non sai guarda, quando lavori sul set non c'è la differenza tra se fai film o fiction, cioè il lavoro è sempre quello. Io non voglio fare un discorso di qual è quella più o meno dignitosa. Per me il lavoro inizia dal copione. Se il copione è bello, che sia film o fiction, lo faccio, se non mi piace no. Certo, quindi ci credo sin dall'inizio. C'è anche il ruolo dell'attore, indipendentemente dal progetto e dal prodotto finale. No, perché inizialmente c'era questo snobismo nei confronti della fiction da parte di tanti attori, che adesso però stanno facendo la fila perché la vogliono fare. Sì, è un po' cambiata anche questa considerazione. E per me non cambia nulla, perché è sempre spettacolo. E fino a quando facciamo sognare delle persone a casa, che siano a casa a vedere il televisore o in una sala a vedere un film o uno spettacolo teatrale, lo spettacolo questo deve fare. Certo. Tu sei stato diretto nella tua carriera da grandi cineasti, a proposito di cinema, uno tra tutti, io oggi ho letto, mi sono documentata, Franco Zeffirelli, giusto? Sì. Che effetto ti ha fatto essere diretto da uno dei maestri più grandi del nostro cinema? Guarda, sicuramente la prima volta che ci siamo incontrati ti tremavano le gambe? No, mi batteva forte il cuore, perché comunque avere a che fare con un personaggio di quel calibro ti fa sentire molto piccolo. Poi parlandoci ho visto in lui la persona e soprattutto quello che mi poteva regalare e dare, soprattutto donare come artista. E nel film che abbiamo fatto insieme, che era Callas Forever, insieme a Fanny Ardan e Jeremy Irons, mi ha dato veramente tanto. Di lui ricordo tantissimo le sue grandi grasse risate, ma soprattutto anche le sue urla, era famoso anche per questo. Però in un attimo gli passava. Era severo sul set? Era molto severo, poi si prendeva di mira una persona, erano dolori. Però un grande genio italiano che ci ha lasciato e che anche noi qui dalle giornate del cinema lucano vorremmo salutarlo. Gli facciamo un applauso e un ricordo al grande maestro Franco Zeffirelli, davvero, davvero una grande perdita per tutta l'Italia.